Simo, dato che non c'è più niente da mangiare, ho deciso di prendere. Che cos'è quello? Che c'è in mano? Visto che non c'è più niente nel frigo, ho preso Niente nel delle. frigo. Niente nel frigo. Senti, ho preso queste razioni militari, adesso ci facciamo il video, va bene? Oh, pensavo che fosse un pacco intero, invece sono tre cose diverse, ma che figata! Stavo dicendo, per quelli che non sapessero di che cosa si tratta con questi bellissimi pacchettini qua, in pratica sono i pacchi che si vanno a mangiare le forze armate, in questo caso italiane, quando vanno a fare cose da forze armate, non lo so. Comunque, dato che non mi voglio spoilerare le cose che contiene, perché oggi volevo passare tutta la giornata a mangiare solo questo, principalmente per vedere un attimo cosa si fa. Non mi voglio spoilerare, tra l'altro, quel che abbiamo dentro, così sarà un pochetto più divertente, più spicy. Ecco, però qua toccherebbe capire un attimo quale di queste qui sarebbe quella per la colazione. In questo caso questa è mezzogiorno, ok? Pasto della sera. Quindi a noi ci interessa questa qui, è pure più leggera, dai. Allora, che cosa abbiamo qua? Abbiamo delle. Sembravano siringhe, ti giuro. Tipo, viste da così. Immaginati, tu apri queste e ti ritrovi sta roba qui. Ah, ma sono spazzolini, ma che cavolo di figata! Guardate, ci sta anche il dentifricio. Buono? Tre, tra l'altro, eh. Preparato per bevanda al gusto di cappuccino. Già mi piace. Panchina! Oh! Mini barretta di cioccolato extra fondente, suppongo. Ok. Sai che cos'è questo? Allora, in pratica toccherebbe fare una cosa del genere. Ok. Fai così. Questo lo metti per terra o tipo da qualche parte. Ci metti o sotto una candela o qualcosa e questa è. Bravo. Sì, questo è il fuoco da campo, tra virgolette. Biscotto dolce. Ok, e anche del sale. A che cosa serve il sale per la cosa, per la colazione? Non ha senso. Confettura alle pesche e sempre alle pesche. Non mi piacciono tanto alle pesche, però va bene così. Allora, quindi questa qui sarà la nostra colazione oggi, vero? Non so da che cosa iniziare, sinceramente. Proviamo a fare innanzitutto il tè. Che dici? Lo faccio col fuoco da campo oppure tipo. Ah, sui fornelli? Perché, ok, col fuoco da campo, però. Qua non lo posso fare perché brucio cose. No, fallo con i fornelli, per carità di Dio. Dici, eh? Sì. Ma poi non va a rovinare tutto il feeling del video? Che palle. Dai, secondo me si può fare. Dando fuoco a mezza casa, sì. Signore, sono così poco affidabile? Davvero? Soprattutto in cucina. Allora, cerchiamo di fare il tè. No, questo è cappuccino. Facciamo sia cappuccino che tè. Secondo te, il cappuccino in che bicchiere lo metto? No, me uso quello della Nutella. Madonna, così bianco, è orrendo. Facciamo vedere, signore. Allora, attenzione. Wow, ha cambiato colore in una maniera bella, molto. Wow. Diciamo che basta. Senti l'odore. Sì, ha un buon odore comunque, tocca ammetterlo. Non so se questo qui in realtà non era per due porzioni, perché ce n'era davvero tanto dentro. Perché danno una scatoletta a uno e l'altro sapeva. Vabbè. Se ti mettono un coppia uno e ti sta antipatico, gli hai dato a mangiare. Te lo immagini in battaglia. Sparano uno. No, era quello che trasportava cibo per me. Due soldati morti da uno solo. Tu lo bevi il caffè in genere? Sì, però. E io non lo so perché io il caffè non lo bevo, quindi non sono una persona tanto da caffè. Al massimo vi posso dare una recensione epica. Ah! Una recensione epica per il tè, ma per il resto non lo so. Vabbè, questo già è normale, c'è pure un bel profumo. Ah, porco Dio, quanto è caldo. No, dopo. Andiamo al piatto principale, i biscotti. La potenza dei militari italiani. Se apre. Secondo te questi qua si inzuppano? No, sono rotti! Ma come la metti la confettura qua sopra, tipo? Perché cioè qua non è sempre. Fammene provare uno senza niente prima. Sa di guerra. Sai che cosa sa? Ti dirò la verità. Cosa? Sa di. Farina e polvere. Ah, ma aspetta, ma abbiamo tutte quante le cose necessarie. Avevamo infatti il cucchiaio, quindi non dovevo usare cose mie. Dopo provo anche a metterne uno nel caffè, nel tè, eccetera. Vediamo se sono più buoni.
Ti posso dire la verità, Simon? Dica. Sa di... Adesso, adesso sa di farina, polvere e pesca. Signore, col cappuccino c'è anche la barretta lì. Quale barretta? Sì, ma tu te mangi il cioccolato insieme al coso, insieme al cappuccino. Dici che potrei salvarlo con la barretta? Di solito credo un sorso di quello o un morso di questo. Per levare via la tristezza, ma una volta che hai finito i biscotti, così ti torna un po' di speranza. No, il cioccolato mi sa che non è buono. Certo, perché se questo sa di polvere e cacao. Divertente. Allora, io credo che questo cioccolato non sia tanto buono. Cosa da precisare, ragazzi? Questi pacchi che state vedendo, ho controllato che non siano scaduti né niente. Comunque, a quanto pare il cioccolato, in teoria, dicono che così si può ancora mangiare. Quindi non è un problema. In realtà l'odore di cioccolato degli ovetti, quelli, hai presente? Quelli tarocchi, quelli che costano la metà degli altri, quelli di Pasqua, le uova di Pasqua, sì, quelle tarocche. Sì. Esatto, quello. Sai che c'è? Beviamo sto caffè. Vai, vai, vai. Sa di? Sa di caffè in polvere. E di che cosa sa il caffè in polvere? Di polvere. In realtà, vabbè, dai, diciamo che ho bevuto di peggio, quindi questa cosa va bene. Io non vedo l'ora di provare il tè, perché il tè aveva un buon odore. Per favore, sei la mia ultima speranza. Rendimi questa giornata un po' meno triste di quanto non lo sia già ora. Io sento che oggi dimagrirò di tipo 10 kg. Porco Dio, mi è rimasto ancora il coso che mi ha mandato di traverso. Sai qual è la cosa peggiore? Il fatto che sa di polvere e mi sento la polvere in gola. Mi sento, porco due, la polvere. Signore, tosse e problemi respiratori. Io non vorrei dire nulla, però... Ti posso dire un segreto? Dopo che ne mangi un po', dopo che te lo mangi a forza, piano piano ti inizia pure a piacere. Ti posso dire che un altro me lo potrei pure mangiare. Sarà la fame, non lo so. Pure crea dipendenza. Ah, ti immagini? È come la Coca-Cola quando è stata appena creata, ti ricordi? Si chiamava Coca-Cola per un motivo. Lo sapevi perché si chiama Coca-Cola? No. Perché ci mettevano la... Ma che davvero? Sì. No, non sto scherzando, uno degli ingredienti era quello. Infatti inizialmente veniva venduta come... come medicina, non come bevanda. Signore, non scherziamo, Non sto scherzando, davvero. Signore, perché ha queste conoscenze inutili? Passiamo alla prossima cosa. Non c'è, la colazione è finita. Devo ancora bere il tè. Non ho fatto in tempo a provarlo perché è troppo caldo. Ah, ok, vai. Signore, le ustioni fanno parte della guerra. Anche la fame. Il tè ha senso. Il tè ha assolutamente senso. Sai perché? Ti toglie tutto quel sapore di polvere che hai appena mangiato. E ci sta. Ah, quello è il dopo pasto, quindi. Va bene, ragazzi, ci vediamo tra pochissimo. Vedo se ho ancora. Vuoi provare? Non l'hai provato tu? Mi vuoi fare una recensione epica su sti cosi? Sinceramente? Sì, che vuoi, dai. Non mi avete sa di polvere? Di guerra. Guarda, ti faccio passare un po' il sapore di polvere con della buonissima marmellata. Wow. Attenzione. Wow. Che soldato generoso. Modestamente. Venga, signore. Si sente di meno. Che è sta faccia? È che la massima. Il fatto che hai tossito è stato... Sembra uno di quei cracker che compri al supermercato. C'è presente, no? Quelli lì tostati. Poi lo mastichi e diventa sabbia. Ma sta sabbia raspa la gola. No, signor. No, i nostri poveri militari. Ma aspetta, questo qui va nell'indifferenziata insieme alla sabbia oppure... Guarda, forse se lo sbricioli nell'indifferenziata finché è intero... Vabbè, lo posso riciclare come sabbietta per il gatto, no? Dopo, se lo sbricio. Lo sai che è? Si potrebbe raschiare il zampe quando va... No, io sto cioccolato non lo provo, non c'ha senso. Eh? Guarda qua, quanto è bianco, quanto è strano.
Sì, no, dai, taglia a metà. È pure morbido. Dai, taglia a metà, dai. Puoi provare? Sì, andiamo io e te. Ah, signor, non è poi fare i video così e poi non lo vuoi provare. È testa di cazzo. Guarda che testa di cazzo. Vedi, è la stessa altezza praticamente. Ma sembra un pezzo di merda. Tieni. Vabbè. È cioccolato, dai. Non c'è nulla da criticare qua. Allora, come cosa positiva, spero che con la fame almeno mi piacciano di più le cose che troveremo qua dentro. Anzi, datemi un attimo, va. Vedo già una scatoletta lì dentro, eh. Allora, vediamo un attimo che cosa abbiamo qua dentro. Vabbè, sempre forchetta e coltello, perfetto. Abbiamo un biscotto cracker di nuovo. Te lo regalo, Simone. No, grazie. Attenzione, che cos'è? Macedonia di frutta allo sciroppo. Piselli e tonno, perfetto. E per finire, che cos'è sta roba? Ravioli al ragù. Caffè istantaneo. Oh, tieni, questo te lo regalo, Simo, così te lo provi. No, zucchero, grazie. Non lo voglio. Allora, come la mettiamo tutta sta roba? Da che cosa iniziamo, secondo te? Piselli e tonno, ravioli oppure macedonia di frutta? No, questo qua suppongo sia una sorta di dessert. Magari ravioli o... Prima i ravioli e poi il tonno. Dici ravioli? Signor, è il primo. Ok, va bene. Apriamo? Spacchettamento epico, vieni un attimo. Vediamo un attimo qua. Che cosa avremo di... Oddio santo, ha un aspetto terribile. Ah, Sì, sì, è il tuo pranzo. Porco, quanto puzza. Cioè, non puzza, però... oddio, come ve lo posso spiegare? Sa proprio di conservanti, madonna. Io, senti, io tutta stacco la butto. Che cazzo sta a fare? Ma sono ravioli! Dove sono i ravioli in tutto questo? Annegati. Fa il bravo soldato. No, Simo. Sì, fa il no, bravo tu soldato. Non hai capito. Tu non hai capito, Simo. Fa il bravo soldato, signor. Dove lo scaldo? Lì. Sì, vaffanbene, su cosa? Su cosa? Ah, proprio così insieme alla scatoletta? Sì. Ma vaffanbene, ma usiamo la cosa normale. Mi sono già rotto le palle. Porco due, madonna, quanto è brutto. Non scolarlo. Ma non si magna così! Ma sei scemo, Simo? Signor. Ma sei scemo? Signor. Ma sei scemo? Signor. No, ma non si magna mai nella vita così sta roba. Guarda che bellezza. Guarda che schifo, guarda che schifo. No, signore. No. Signore, io... No. Io posso resistere a tante cose, ma ci stanno fare certe l'animale. Cose. Allora, io... Fare l'animale. Io mi... Che animale, che bestia. Ma che schifo. Signor, si condensa quando lo scaldi, signor. Vorrei davvero farlo come si dovrebbe, ma no, ma qua non si può, non ce la possiamo fare. Che schifo, Dio santo. Che rumorino. Ah. Oddio santo. Vai. Vai, scaldati, vai. Vabbè, nel frattempo, mentre quello schifo si sta... Ma porco, io non ce la faccio, Simo. Non ce l'ha, è una zuppa, non è... Ma perché uno fa più schifo dell'altro? Ok, allora... Ah, Dio santo. Abbiamo le posate, usiamo le posate. Facciamo finta niente. È tutto buonissimo, è tutto... Eppure io sti cosi me li mangio. Cioè io sti robbi qua me li ma non hanno un aspetto così schifoso. Questo c'ha la scadenza nel 2021, ma che cavolo! Allora, il gusto è ok, la consistenza è terribile, mi si è sciolto il pisello in bocca. Signori, prima rifletti e poi parla. Che schifo. Che
che schifo. Io credo che questo qui andava scolato, sinceramente. Non ha senso. Sì che ha senso. Madonna, che schifo. Io non ce la posso fare. Non ce la posso fare. Secondo te andava scolato anche questo? Non credo. Senti, io tutto sto olio un po' ce lo scolo, va? È troppo oleoso. Magari io devo mangiare coi cracker, può essere? È probabile. Facciamo una cosa, va? Forse erano dati due apposta perché sapevano che dovevi mangiare, però. Allora, questi qua io mi prendo senza il sughetto, senza offesa, eh. No, signor. Oggi mi sa che non mangio, oggi dimagrisco. È tutto così morbido. Sono come li farebbe la nonna. Proprio no. Una nonna che ti odia, porco. Vediamo, proviamo. Magari così sono più buoni. Un po' di sabbia e piselli e conni. Prego, messere. No, assolutamente no. Si assapori tutti questi. No, signor. Gusti della no, cucina. No, no. Della no. Cuisine. No, no. La cuisine no, italiana, no, prego. No, no. La cuisine italiana. Questa non è cucina italiana, per l'amor vai, di Dio, non vai. È. Vai. Ti devi allontanare. Prima che te imbocco, porco due. Perché? Perché devo farlo? Fai sentire il crowd. Fai sentire come scrocchia, vai, vai. No. Tu sei bastardo. No, non la faccio, te prego. C'ha un odore strano, per l'amor di Dio. Ce la faccio, dai! Non ce la faccio. Vado e do un morso, il mio istinto mi ferma. Dai Simo, dai Simo. È normale che sappia di mais. Ah, vuoi provare pure i raviolini? No. I raviolini sono tanto buoni, Simo. No. Ho provato quello. Andiamo per la Macedonia allora. Vado la Macedonia. Oddio santo. Oddio santo. Ah, che schifo. E quella è acqua e zucchero. Non gli dovrebbero permettere di fare la sabbia. La forma di cracker. Sai il disgusto che provo per questa cosa? Sai come te lo potrei diciamo paragonare a che cosa? Cosa. Quando stai lavando i piatti e per sbaglio tocchi un pezzo di cibo, non so, ecco, se hai presente. Sì, sì, bravo, ecco. Quello. No, questo qui infatti spero che almeno qualcosa oggi mangio a pranzo, perché se no, guarda, non ti so proprio dire. Dai, questo qui ha un bello aspetto in confronto al resto. Ci sono residui bianchi sulle pareti della... Non me rompe le palle, ok? Sì, dai. Si sente la pera? Vabbè, vai. La Macedonia ci sta. Senti, io questo coso non lo mangio. Senza offesa. No, signori, i ravioli fatti dalla nonna. Senza offesa per i bambini in Africa. Ma questa roba. Preferisco avere fame per tutta la giornata. Io spero davvero. Io devo vedere che cosa mangeremo oggi a cena. Pasto della sera: carne bovina in gelatina in scatola da 140 grammi. Sabbia, cracker, caffè, ancora il caffè di sera, basta. Zucchero 8 grammi, 2 barrette di frutta e cereali. Ok, quindi oggi ci aspetta la carne stasera. Wow, che buona. Gelatina, porco tuo, lasciamo stare, guarda. Allora, io capisco che se stai a morire di fame sta roba te la mangi, probabilmente, però tremendo. Sai che c'è? Probabilmente comprerò un altro pacco di qualche altro paese.
per confrontarli, per vedere se è tipo in Italia che fanno schifo, non lo so. Aspetta, perché sto aprendo un altro coso? No, non lo voglio. È che hai fame. No, fame sì, porco due. Mi sa che registriamo il video dalla cena tipo alle 18, Te lo dico. Allora, vediamo. Imballaggio. Dio santo. Cucchiaio, forchetta, come sempre. I nostri cari e amati cracker di sabbia. Oddio santo, minestrone. Minestrone di verdure. Barrette 8000 frutta. Oddio, sono gommose, guardale. Ma che cavolo. Del caffè alle... Sì. Carne bovina in gelatina. Fa pure rima. Da che cosa parto? Non lo so. Non lo so. Ho paura. Del minestrone ho assolutamente più paura di tutti. Ho paura di aprirlo perché non voglio sapere che sapori e soprattutto che odori bellissimi che ci sprigionerà questa cosa. Piatto. Forse dovresti lasciare la carne per ultima. Dici? Credo sarà l'unica cosa cristiana da mangiare. Sei sicuro? Quindi forse dici. Questo credo che sarà tipo la simmental, hai presente? Pregando Dio. Aspetta, questo qua tocca scaldarlo, vero? Eh sì. Che dici, lo faccio al microonde? Non mi va di. No, ma che è il microonde quello lì? No, sì, no, no, ma che? Lo metto dentro una. Ah, ok. Piatta. Come. Vedi, quando non hai le unghie e cerchi di aprire una scatola. No, signor. Eh sì. Un soldato non avrebbe fatto così. Un soldato avrebbe usato un coltello. Un coltellino svizzero o qualcosa del genere, o sbaglio. E beh. Attenzione, momento epico, spacchettamento. Calmi. A me sembra uguale a quella del Ma vedi, ci stanno i tortellini dentro. No, aspetta, che cosa? Non erano tortellini, erano... Ravioli. Ravioli, esatto. Vai, vai. Oddio santo, che schifo. Oh, i piselli di prima. Dai, non devi ste cose. Vabbè, ma sai che sinceramente ha un aspetto molto più invitante di quello schifo che c'era prima. Non credo, giuro. Non credo, lo no, giuro. No, no, in confronto a quell'altro schifo, questo è bellissimo. Calmi. Wow, il soldato ha trovato un microonde in mezzo alla foresta. Aspetto la cosa, secondo te? Ma aspetto no, mentre si fa quello lì intanto. Dici, apro questo? Ma sì. Apriamo. Andiamo all'impiattamento. Oddio santo, già non mi piace. Ah, guarda che roba. Quando è la scadenza di sta cosa? Solo perché vedi qualcosa simile a una... gomma da masticare. Signor, Non è possibile. È che mangiabile, abbia... Non è possibile che abbia un aspetto così schifoso. Io non ci sto credendo. Invece sì. No, ma ci deve essere qualche cosa che non va. No, no. Tutto in regola. Vai, vai. Ma sei serio? La mia bellissima minestrina. Eccoci qua. Ok, la cena dei campioni, guarda. Ti posso dire in segreto? Di che? Il minestrone è buono. Forse sarò io che sto morendo di fame. Signore, non... No, ma in realtà è buono. Sì, però non ti riempi lo stomaco che... Ora c'è il pezzo forte. C'è il piatto principale. Ok, lo mangio se lo provi prima te. No. Che c'è? Dico quanto ti piace. Perché lo dovrei provare prima io? Perché io sto mangiando la minestrina. Sì. Perché vuol dire assaggiamo io la minestrina allora? No, prendi. No, prima tu, poi io. Al massimo, proprio al massimo. Sì, no, se ti riempi lo stomaco con quello, poi ti farà ancora più schifo quell'altro, perché non ci sarà neanche la fame. Capisci? Non puoi guardare così. Sì, no, passa a prenderlo dal lato. Non te so più di se ho fame io oppure se è buono questo, è ok. È ok.
Spi cracker sono proprio una schifezza. Sanno di tristezza. Signore, prenda un po' di salsa. Sanno di... Ma vaffan bene, ma pia da te. Fammi finire la finestrina, va. Ma la carne, signore. Io ho trovato una forchetta in mezzo alle cose. Prego, prego, wow, prego. Non mi sembra di aver accettato. Prego, prego. No, 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 mi è caduto il cucchiaio nella cosa. Questa è la cattiveria, vedi? Eppure, avevo visto video di persone americane che fanno buono, buono, mamma mia! Beh, forse non ho ancora provato le razioni italiane. No, no, mi sa proprio quelle italiane erano, qualcosa del genere. Oh, allora, hai preso la razione sfigata, la D. Poi vabbè, che ho trovato un piatto sempre in mezzo alla foresta. Wow, sono soldato, è proprio fortunato. Fa brutti rumori, fa. Ah, signor. Non è cattiveria. Poi c'è un pezzo d'osso. Che sfiga. Allora, proviamo. Vado, signor. Uno per me, uno per lei, signor. No, signor, mangi, mangi. Prego, prego. Signore, è affamato. Signore, è per due soldati questa cosa. Ma sì, ciao. È alla frutta. Oddio santo, ma che schifo è. Che schifo è. Sembra più, c'è presente come nascondono le droghe, no? Sembra un pacchetto di droga sto coso. O di erba. Guarda bene. Si capisce che gusto sia. Ma anche no. No, sai che cos'è? Mi ricorda un po' il gusto dei, credo, i fichi secchi. Mai provati. Vabbè, ragazzi, cosa vi posso dire? Chi è che c'avevo nel frigo? No!